Buonasera, eccoci qua in diretta a Facebook per darvi alcune dritte su quelle che saranno le prossime iniziative che noi andremo a fare. Innanzitutto vi chiedo, laddove è possibile, iscrivervi al mio canale YouTube, Sergio Vessicchio. Avete visto tanta pubblicità in questi giorni, da tanto tempo, perché a cominciare proprio da stasera, da più tardi, noi utilizzeremo YouTube per determinate situazioni, cioè saremo più presenti su YouTube, che è la piattaforma poi che adottiamo anche per quel che riguarda la televisione canale5tv.it, che naturalmente vi invito a vedere. Intanto è già quasi pronta la partita Agropoli-Casarano, che potete vedere tutta quanta, e poi più tardi, ma sarà presente qui al momento, la stanno montando, la partita che è stata bellissima, vi assicuro, tra l'Agropoli e l'Angri di basket, con il risultato in bilico fino all'ultimo secondo e con un tiro da tre all'ultimo istante, Angri ha vinto la partita. La partita da vedere, molto bella devo dire, molto interessante, piacevole e anche molto gradevole, se così vogliamo dire. Voglio ricordarvi, io non vedo i vostri messaggi perché il telefono che sto usando in questo momento è girato diversamente e quindi sono di fronte alla telecamera del telefono, non c'è il self video. Vi voglio comunicare appunto il mio, diciamo, anche passaggio su YouTube, che già di fatto ci sta. Immaginate che ci sono oltre 1600 video da quando io istituì questo canale, sto parlando del 2013-2014 probabilmente, e adesso lo sfruttiamo di più. Ci sono 540 iscritti più o meno, non li ho controllati prima, adesso però sto incentivando e sto chiedendo di iscrivervi al mio canale YouTube per il semplice fatto che ci sono delle comunicazioni, a chi interessa, no? Perché io sto sulle palle a tantissime persone, c'è gente che non mi vuole né vedere né sentire, quindi non posso chiedere a quelle persone di iscriversi al mio canale. Vi invito a vedere la televisione canale5tv.it, che almeno al momento sta proponendo molte trasmissioni, molte partite, molti avvenimenti, anche la politica, e quindi è molto interessante valutare l'aspetto anche di frequenza di trasmissioni di questa emittente, che dopo un anno è qualcosa di nascita, sta crescendo a dismisura. Voi pensate che è una televisione, canale5tv.it, cliccata in tutto il mondo continuamente, costantemente, ci guardano dappertutto. È chiaro ed è evidente che la vicenda relativa alla Guardaline, Annalisa Boccia, ha incentivato tantissimo, ha fatto vedere tante cose. La gente anche per curiosità ci è andata. Poi successivamente, attraverso YouTube, vi parlerò anche della cosiddetta radiazione. Faremo un video, se non proprio una trasmissione, proprio sotto questo aspetto della radiazione. Figuratevi, ammesso che questa radiazione venga confermata, perché io francamente di stare nell'ordine dei giornalisti a me non mi porta nessun vantaggio, ma nessuno. Ci sono iscritto dal 1988, pensate un po'. Sono tante le cause per diffamazione che io ho dovuto sostenere, mica non mi hanno mai messo un avvocato. Sono iscritto alla cassa dei giornalisti, che è l'INPGI. Pensate che l'INPGI mi manda a casa continuamente la richiesta dei soldi, cioè vuole soldi l'INPGI, cioè mi dice di darmeli, li vuole. Non essendo nell'ordine, io di fatti vengo depennato anche dalla lista dell'INPGI, quella della pensione, ecco, diciamo così. Ma se io non sono assunto e non guadagno soldi, non faccio una dichiarazione dei redditi per quel che riguarda la vicenda giornalistica, come posso fare ad essere ancora iscritto all'INPGI? Ecco perché
quasi mi pesa questa iscrizione all'albo dei giornalisti. Parliamoci chiaro, io sono 10 anni che non pago la retta dei giornalisti. È chiaro che è una medaglia importante essere iscritto all'ordine dei giornalisti, perché chi fa questo lavoro che piace da impazzire, fatto in una determinata maniera, sicuramente essere iscritto all'albo, ma è l'albo, è una, cioè l'articolo 21 della Costituzione ritiene chiaramente che ci sia libertà di pensiero. Chi poi vuole essere iscritto all'ordine dei giornalisti, perché se io vengo assunto da un giornale, da una emittente che mi paga, mi fa il contratto, secondo il, come si dice, il contratto nazionale di lavoro, io devo prendere i miei soldini. Ma a me non mi assume nessuno, a me non mi vuole nessuno. Cioè, chi mi deve assumere a me? Io quando faccio l'opinionista, che non rientra nella fascia di giornalista, no, là i soldi si prendono forfettari. Non si prendono soldi a contratto, e messo che c'è il contratto, non si accede al contratto nazionale dei giornalisti, a meno che uno non voglia fare un legame giornalistico, quindi essere inquadrato come giornalista all'interno dell'emittente in cui si avviene l'assunzione. Il discorso è lungo, è molto lungo e anche molto pratico, diciamo la verità. Quindi proprio perché è lungo e pratico, poi ne parleremo più in là di questa situazione, di questa vertenza, diciamo così, che francamente non mi pesa proprio, cioè che me ne frega a me, cioè oggi esprimo la mia opinione liberamente, naturalmente quando offendo qualcuno è giusto che io venga denunziato e venga messo sotto processo, come è successo in tante circostanze, quindi non c'entra una cosa, non mette e non toglie. Poi parleremo anche di tante situazioni, ecco perché vi dico e vi assicuro che tratteremo molti argomenti su questo mio canale YouTube, e vi invito anche a vedere le trasmissioni calcistiche, le trasmissioni di basket, le trasmissioni di politica, perché le stiamo facendo tanto. La settimana scorsa abbiamo avuto il sindaco di Cicerale, che è stato grandioso e poi ha avuto una eco strepitoso, tantissimi sono stati i contatti. Oggi si va verso l'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica, amici telespettatori, purtroppo, devo dire purtroppo, perché quando me lo diceva Giulio Mainenti, ex regista di Teleagropoli e oggi regista di Porta a Porta, senza internet non si poteva fare niente, io non gli credevo, e invece Giulio Mainenti aveva perfettamente ragione. Senza internet non si può fare niente. Siamo nel mondo di internet. Se io voglio farmi vedere in America, mi metto su internet. E poi è chiaro che ci sono attraverso i social, attraverso altre situazioni, attraverso gli streaming. E quindi dobbiamo fare il passaggio, dobbiamo scrollarci di dosso. Poi voglio ricordare a chi oggi, soprattutto i sinistroidi, che l'ordine dei giornalisti è stato fondato da Mussolini nel 1925. Oggi la sinistra di questo ordine dei giornalisti ne fa quasi una sua bandiera. No, l'ordine dei giornalisti è stato fondato da Benito Mussolini nel 1925. I motivi li sapeva lui, ma li sappiamo tutti. I motivi perché Mussolini si inventò l'ordine dei giornalisti, che si è andato a fare un approfondimento, stride con l'articolo 21 della Costituzione. E fra l'altro c'è da dire ancora con più incisività che questo articolo 21 predispone chiaramente la libertà di pensiero in tutti i termini. È evidente che se io voglio parlare attraverso una televisione che va su il digitale terrestre o va sul satellite, deve essere scritto all'albo, deve essere scritto all'ordine degli editori, deve essere scritto tutto il... è giustissimo, perché c'è la regolamentazione, fra l'altro c'è stata anche la restrittività di una legge, quella che riguarda l'esercizio abusivo della professione, perché io se esercito abusivamente la professione in un giornale registrato regolarmente al tribunale, oppure non è giusto, cioè non è giusto che un giornalista non giornalista, cioè non iscritto all'ordine, non può e non deve parlare come giornalista ufficiale in una TV
registrato, lo può fare, però come opinionista, come conduttore, come annunciatore. Nelle TV locali ci sono tantissimi colleghi che non sono iscritti all'albo e giustamente fanno il loro dovere, fanno la loro, le loro trasmissioni senza essere iscritti all'albo. Barbara D'Urso non è iscritta all'albo, è una presentatrice. Non è che uno per presentare deve essere iscritto all'albo. Cioè, questo lo dico ancora prima della mia vicenda, che mi stanno spingendo a chiarire. Guardate, io francamente ci sto pensando molto, mi stanno chiamando alcuni avvocati, alcuni sicuramente io querelerò i quattro componenti dell'ordine, meglio già li ho querelati, dell'ordine dei giornalisti di disciplina, perché secondo me hanno fatto un grosso abuso. Detto questo, non voglio stare in un ordine dove è un disordine. Perché lo dico espressamente, perché dov'è la mia inadempienza sull'aver, diciamo, detto quelle frasi contro Annalisa Moggia e poi ho chiesto scusa? Bisogna leggere benissimo tutto il regolamento dell'ordine dei giornalisti e poi si può parlare. Poi ecco i quattro. Io li ho registrati pure. Quando sono andato lì il 9 settembre, mi hanno chiamato, io ci sono andato al Consiglio di Disciplina e ho registrato, loro non lo sanno che ho registrato tutto quello che ci siamo detti. Io li avrei voluto farli sentire. Che cosa dicevano? Cioè, proprio tutto ciò che stride con la libertà di pensiero. Cioè, se un ordine dei giornalisti non rispetta la libertà di pensiero di un suo iscritto, come può essere chiamato ordine dei giornalisti che svolge la sua funzione? E perché? Il presidente, un tal Giovanni Russo, è un comunista. Vi vorrei far vedere i componenti del Consiglio di Disciplina chi erano e che cosa facevano. Viene da ridere. Cioè, voglio dire, voi invece di proteggere i vostri iscritti, invece di valorizzare i vostri iscritti, io credo che oggi questo Sergio Vessicchio è giusto che non stia nell'ordine dei giornalisti. È giusto che non stia nell'ordine dei giornalisti per il semplice fatto che personalmente uno che riesce ad arrivare facendo un errore alla ribalta nazionale chiedendo scusa, credo che invece l'ordine avrebbe dovuto chiamarlo, fargli un discorso particolare e tenerlo inquadrato e coccolarlo anche, secondo me. Invece l'ordine, che è un ordine istituito da Mussolini, un ordine fascista, retto da comunisti a Napoli, fanno i fascisti, perché ti danno con il, come si dice, QRP. Cioè, voglio dire, andiamoci pure cauti nel fare certe valutazioni. Io non volevo parlare di questo, volevo parlare di altro. Però il discorso ci scivola pesantemente su questa vicenda, che avremo modo di chiarire anche successivamente. Vi stavo dicendo che ci sono amici, avvocati, colleghi che vogliono assolutamente che io faccia ricorso a questo, a questo provvedimento, a parte quello che sta facendo il sindacato, nel quale io non voglio entrare. Ma vi dico subito che ci penso prima di fare ricorso. Ci penso perché ritengo che io oggi dall'ordine debba essere coccolato, non massacrato. Voglio capire tutti questi di Facebook, dei social, Twitter, sono su Twitter e quando ne stanno dicendo tantissimi colleghi, amici, non amici, conoscenti, si sono apertamente schierati, mandano solidarietà da tutta Italia. Mi sta arrivando la solidarietà da tutta Italia, non lo sapevo, pensavo che fossi molto 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 più odiato di quando io sono. Ecco, questi colleghi, questi avvocati pure che vogliono che io espressamente faccia ricorso,
stanno anche pressando. Una cosa è certa, io querelo i quattro componenti del Consiglio di Disciplina, dell'Ordine dei giornalisti. Quelli devono andare a finire di fronte al pubblico ministero, che poi può anche archiviare la mia querela, però ci devono andare perché secondo me hanno detto il falso. Hanno dichiarato il falso quando hanno fatto la richiesta di radiazione. Quindi, come vedete, c'è una grandissima ancora libertà di pensiero in Italia, non un certo lobby come quella dell'Ordine dei giornalisti. Mi fermo qui perché questa mia diretta voleva essere un'altra cosa, voleva essere un annuncio, e lo è. Primo, quello che vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, ci sono oltre 1600 filmati, ci sono 540 iscritti circa oltre, perché chi ha interesse a sentire dei comunicati, dei video, e chi ha interesse a vedere tante altre cose lo può fare attraverso il sito di YouTube. Vi invito a vedere www.canale5tv.it, che potete vedere attraverso YouTube, attraverso Facebook con la pagina, tutto naturalmente in on demand, anche la pagina in on demand, perché io ci tengo a precisare che questa mia creatura insieme con Alfonso Martuscello è nata perché doveva dare dei contenuti in on demand. E poi ci sono le dirette che noi facciamo oggi, per esempio abbiamo dato in diretta tre partite del girone H, abbiamo dato Agropoli Cerignola, abbiamo dato il Taranto Fasano ed abbiamo dato il Brindisi, abbiamo dato tre nella prima pagina, nella pagina principale di canale5tv.it. E fra l'altro voi potete vedere l'on demand nelle produzioni locali, nelle produzioni nazionali, nello Sport 5, le commedie di Umberto D'Americo, tutta la cultura in cultura, potete vedere lo Sport H24, c'è il telegiornale H24 dell'Euronotizia, dell'Euronews. Quindi noi abbiamo messo su un cartello molto interessante, evidentemente ancora non è stato recepito anche da per esempio dal municipio di Agropoli, dal sindaco Coppola, perché il sindaco Coppola, che giustamente chiama delle emittenti, gli dà dei soldi, fa riprendere i consigli comunali, giustamente, potrebbe fare pure che ogni tanto può tenere presente di tutti i media che ci sono nel comune, perché canale5tv.it ha sede ad Agropoli, poi è una emittente on demand via internet che arriva in tutto il mondo. Potete vederla attraverso gli smart TV, il browser di internet www.canale5tv.it, con la stessa linea wifi potete vedere canale5tv.it sul televisore, c'è quello specchietto sopra YouTube, si preme, vi esce una notifica, ci cliccate e vedete il filmato di YouTube sul smart TV. Potete andare direttamente su YouTube della vostra smart TV e vedere i contenuti di canale5tv.it, che vi ripeto è in diretta ma anche in registrata. E non abbiamo un server, perché possiamo mettere un server, paghiamo 50 euro al mese e mettiamo un server che gestisce tutto. Invece no, vogliamo fare attraverso YouTube, perché con YouTube poi entriamo in canale 5, che fa da server praticamente. È chiaro, dobbiamo limitarci nei contenuti, non ci possono mettere i sottofondi musicali quelli là giusti, perché se no bloccano, vabbè, ma ci sta. Ma è anche giusto che ognuno fornisce le proprie produzioni. Non è che sono pazzi quelli di YouTube, quelli della Google, quelli della grande massa. Ci sono delle cose molto serie. Ecco perché io vi invito ad iscrivervi al canale YouTube di Sergio Vessicchio. Chi vuole, ma io non ve lo consiglio, perché io vi consiglio di andare direttamente su canale5tv.it, può iscriversi anche al canale YouTube di canale5tv.it, può iscriversi alla pagina dove vengono immessi tutti i contenuti in on demand, in post produzione, qualcuno anche in diretta, quindi c'è di tutto e di più. Ecco perché questa sera ho catturato un po' la vostra attenzione
per dirvi tutto questo. Vi auguro ancora una buona domenica, è finita, quindi un buon inizio settimana, inizia anche la settimana di Natale, avremo modo di poterci vedere e soprattutto di poter parlare. Ci tenevo a dire anche un'altra cosa. Mi raccomando, chi vuole che io approfondisca su YouTube un argomento che vi sta a cuore, ditemelo, scrivetemi attraverso la mia posta elettronica sergiovessicchionews@gmail.com, ripeto, tutto piccolo, sergiovessicchionews@gmail.com, oppure attraverso Messenger, ci sono 3 profili che funzionano, poi ce ne sono altri 2, uno di più come Luigi Marcuccio, che quello lo usiamo per fare le condivisioni di Facebook, abbiamo dato quel nome per non dare sempre lo stesso nome. Insomma, ci sono vari canali per scriverci. Se avete un argomento che va trattato centralmente, potete dirlo chiaramente. Se volete venire a parlare qua, me lo dite, facciamo anche una bella intervista, facciamo un video, facciamo una diretta, da valutare se mandare su YouTube di Sergio Vessicchio, su Canale 5 TV, solo su Facebook, poi si parla. Quindi chiunque volesse essere protagonista, oppure chiunque ha bisogno, può farlo chiamandoci. Iscrivetevi, mi raccomando, e soprattutto cercate di essere sereni, perché con la serenità si arriva tutto. Non fate come me, io non sono molto sereno. Io quando vedo le cose storte, purtroppo, ci vado a gamba tesa. Avete visto come abbiamo smascherato anche il giornalista Rai Rino Genovese, quello che partecipa ormai alla pasticceria del comune di Agropoli. Quella è diventata una pasticceria che fa babà, sforna babà continuamente. Partecipa anche questo signore, che è molto bravo, Rino Genovese, che ha fatto vedere le grandi immagini di Agropoli, ma che ha fatto capire che il Natale di Agropoli è solo questa casa ingrandata di Babbo Natale. Per carità, non è questo il modo di fare il giornalismo, questo è il modo di indrizzare, non fare il giornalismo. Il giornalismo si valuta tutto a 360 gradi. Lo dice uno che, nato giornalista, diventato influencer, youtuber, blogger, come si dice in America, perché si vuole o non si vuole, ci dobbiamo americanizzare, e l'America sotto questo aspetto dà lezioni. Probabilmente siamo noi italiani, siamo un pochettino più arretrati. Vi auguro una felice serata e soprattutto buon inizio settimana.